Ciao a tutti, Papi. Benvenuti in questo nuovo video. Ecco, Papi stava facendo rumore. Salve. Per questo. Siamo appena arrivati da Eurospin, siamo a casa, vero amore? Sì. Abbiamo fatto la spesa? Da Eurospin. La spesa online. Oh. Quella online si chiama, quella che noi non facciamo la... La spesa online. Online, sì. Perché noi la facciamo dal telefono, la spesa, vero amore? Sì. E poi la devo ritirare. Hai bevuto l'acqua? Bevi sete? Va bene. Sì. Facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Lo scontrino dov'è? Lo scontrino sarà dentro qualche parte? No, ma c'è la Papi. C'è per tanto. Non lo so, ora vediamo. Facciamo prima la spesa. Allora, ecco lo scontrino. Ok, è uno scontrino molto lungo. Il normale, abbiamo speso il normale. Vai amore, allora, facci vedere che cosa abbiamo comprato. Veloce perché ci sono i gelati e quindi quelli vanno messi in frigo, in freezer. Eh sì. Allora, 99 centesimi, tre panini, questi tipo ciabattina di semola. Poi. Era in offerta, abbiamo comprato questi qua. I Big Choc, li abbiamo presi due al cioccolato al latte mandorle. Sì, 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 tieni Papi. Mettili in congelatore. Ce n'è un altro forse, perché ho preso un altro anche bianco. Eccolo qua. Ecco qui l'altro bianco. E prima che si sciolgano andiamo subito a metterli nel congelatore. Vero Leon? Ragazzi, iscrivetevi al canale così diventiamo tanti. Aia, ma perché mi fa male? Vieni amore, vieni. Allora, facciamo vedere che cos'altro abbiamo preso. Dai. C'è tanta roba da prendere, forza, sì. Un po' di pasta, bel po', perché questa era in offerta a 69 centesimi. Invece i gelati costavano 1,19 euro, credo. No, 1,15 euro, quindi un buon prezzo. Questa anche, 69 centesimi. Quella trafilata a bronzo, abbiamo preso gli gnocchetti sardi. Dai, amore, com'è? Formato piccolo di pasta. Poi, altra pasta. Pennette rigate. Mezze penne, a Leon piace questo con le zucchine, con i peperoni. E questa invece, mezze maniche rigate. Quindi quattro confezioni di pasta a 69 centesimi. Il salmone per me, me lo sono preso perché, anzi Papi, se mi scongeli i panini, i filoncini, me lo mangio proprio a pranzo. Anche se non c'ho la salsa di avocado, però... il salmone costava classico, diciamo il solito, 3,99 euro, però l'ho voluto prendere perché tra le varie cose poi nella spesa, che come sapete io vado con, clicco, Leon, che clicco c'è? Il, sei fermo, il prodotto in offerta e quindi mi escono tutta la lista del volantino, ma il salmone non c'era, quindi ho preso le cose che c'erano in offerta ma erano cavolatine, ho detto cioè, alla fine da mangiare cosa sta, e quindi mi sono preso il salmone, vabbè dai. Prendiamo salmone. Tra l'altro, come minima, spesa minima della spesa online, prima era 20 euro, invece adesso è 30 euro. Hanno aumentato la spesa minima online. Vabbè. Calform, questo qui Calform si chiama Colform, per il colesterolo. Finalmente così la mattina mi bevo questo. Era in offerta 1,33 euro, 1,32 euro, e l'ho comprato. E l'ho preso bianco perché io sono allergica alle fragole e automaticamente loro me lo danno alle fragole. In casa per fortuna abbiamo controllato e Papi l'ho andata a cambiare. Questo qui l'ho preso, questo mezzo litro di latte, perché era l'omaggio della soglia dei 50 euro dell'applicazione Eurospin. E quindi siccome avevamo superato quella soglia, l'ho preso. Noi non lo usiamo questo qua, parzialmente scremato per la lunga conservazione, ma non è senza lattosio. Non è un problema, tanto il latte se lo mangia solo Leon. Leon non è allergico al lattosio, quindi è intollerante, quindi va bene. Tanto comunque scremato va bene. Sì amore, è per te. Questo è senza lattosio invece, mousse al cacao, buonissima per me, proteica. E anche questa qui, sicuramente era in offerta, raga, perché l'ho trovata nel volantino e quindi l'ho presa perché c'era nel volantino. Lo yogurt, la mousse proteica, 1,39 euro. Idem questa qui, che è la tipo Copa Malou, diciamo, pane e cacao, molto buona anche questa per le voglie di dolci. Yogurt da bere alla banana che ti porterai a scuola, va bene Topino? Certo.
Questo quanto costava? Erano tutti i prodotti in offerta. Yogurt 75 centesimi. Questi erano anche in offerta, una buona offerta, e li ho comprati perché lui la sera col panino se li mangia. Due di questi burgeroni. Vediamo i burgeroni a mamma, vediamo quanto costano. Aspetta. Burgeroni, 2,50 euro, quindi quanto li abbiamo pagati? Oh, è facile il conto, 1,25 euro. Buono. Cioè, costa meno quello dello yogurt da bere. Passato di verdure che ce lo siamo comprati appena siamo arrivati, vero amore? Certo. Non ti sta uscendo il dentino, fai così. Ah, finalmente sta uscendo sto dentino. Che è un anno, ragazzi, gli è caduto il dentino, il canino, e non sta ancora uscendo. Ah, ma sta uscendo. Però quello l'ho passato di verdure. L'ho buttato nel buco nel lavandino. Vero? Sì. È caduto, l'hai buttato. L'ho buttato. Sì, e non si butta, mamma. Il dente? E perché? E non si butta nel buco del lavandino. Oh. Quando? E lui si ricorda l'anno tutto. L'anno scorso. Ah, sì. Va bene. Quindi 2,29 euro il passato di verdura per la mia pigrizia. Tra l'altro non abbiamo ancora il frullatore, quindi... sto frullando col mini prima oppure col bimbi. Ieri le lenticchie a lui, l'altro ieri, no ieri. Questo è per mami. Cremoso yogurt extra, granella di nocciole e cioccolato. Buono questo. Questo lo devi girare così. Uova allevate a terra. Ho preso 6 uova, ma domani voglio fare le polpette di pane e uova. C'ho ancora quella mollica di pane, e quindi che ho comprato la... Che è successo? Il telefono. E la settimana scorsa comprai dall'Eurospin, quindi con queste uova, papi, domani facciamo le polpette di pane. Come uova. No, sì. Che c'è, buono. Amore? Perché yogurt dello stesso è questo. Le è diverso comunque. Perché le uova sono fragili? Sì. Hanno un guscio fragile, amore. Questo sì è diverso. Ah, questo è della Liamo Essere. Vediamo questo com'è, non l'avevo mai provato. Yogurt, questo deve essere proprio buono, perché c'è con cereali e biscotti al cioccolato. Ok, me lo mangio io dopo di lì. No, è mio. Vai amore, prendi. Io questo è per papi. Sì. Per papi abbiamo comprato un salame. Oh, però sembra morbido. Buono. Allora, salame alla larga. Sì. Bastone. Bastone di salame. Salame di puro suino, praticamente. Va bene. Per papi gli piace. Due zucchine. E il primo cartone lo facciamo volare. 1, 2, 3. Ah, abbiamo scansato il bambino. Ti ho scansato, che ha? Oh, un aperitivo. Crostini. Stavano in offerta questi, raga. Pure le zucchine non costavano tanto. Costavano 1,50 euro al chilo, 1,59 euro. Invece il bastone di salame l'abbiamo pagato 1,99 euro. Ecco perché l'ho comprato, perché era quello che costava di meno. Invece i crostini costano 62 centesimi in offerta, perché non credo che costino tanto. Costano un po' di più adesso. Sì, amore, questi sono, vabbè, la lista della spesa. Uno yogurt da bere avevo preso e non c'era, quello a gusto ace. Patatine, perché domani arrivano gente, domani vengono delle persone, delle amiche a casa, domani mattina. E quali sono? Amore, lascia le uova e basta. Papi, le togli davanti, che questo dice sempre. Madonna mia. Scusami. Ma tu continui sempre a dire le stesse cose. L'hai detto prima. Certo che l'ho detto prima. E ma perché continui? Voglio solo facendo lo svuota la spesa. No, non stai facendo solo lo svuota la spesa. Stai dicendo sempre le stesse cose. Oh no. Dai, questo che cos'è? Quella è una tovaglietta. Sono le tovagliette, non è una. È una tovaglia. È un rotolo di tovagliette. Tante tovagliette, vedi, tovagliette. Tante, non una. Per fare che? Per mettere... Ce ne sono 80. Ci sono 80 strappi. I limoni ci sono. Ah, i limoni. I limoni, mi vai a comprare.
Allora, mozzarella di bufala campana doc. Ho detto che questi stavano in offerta, li ho ricomprati. Ecco, sono dei bocconcini, ma sono buoni, 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 ragazzi. Tanto buoni, tra l'altro stavano di nuovo in offerta e quindi li ho comprati. Quando li comprerebbe mai sempre. 2,79 €. Mentre queste qui, quanto costavano? 1 euro, le tovagliette? Ah no, 3,39 €. Ma sono 80, quindi va bene. Ah, queste, vedi, io non lo sapevo, che mi ero dimenticata che avevo comprato due passate di pomodoro. Bene, quindi domani possiamo fare il sugo con le polpette. Queste le ho comprati perché stavano in offerta. Leon, carciofini, sì, carciofini spaccati, a papi gli piacciono e li abbiamo comprati. I carciofini spaccati, quanto costano i carciofini spaccati? Papi, abbiamo un bel po' di sottolidi là, possiamo fare un'insalata, sì, 99, domani possiamo fare un'insalata di riso. Sì. Olio di mais, vedi, posso friggere le polpette e metterle col sugo, ma quasi quasi stasera le faccio, e poi così sono pronte per domani. Ah, c'era anche questo, 2 litri di latte, vabbè io quello l'ho preso perché era un agio, il mezzo litro, quindi... 2 litri di latte, l'ho comprato perché così ce li teniamo a dispensa il bambino. Abbiamo preso anche un altro panino, questo perché è molto croccantoso, buono. Tè alla pesca. Tè alla pesca per mamma, perché questo è zero zuccheri. Quindi lo mettiamo nel frigo e domani mamma se lo può bere. È finita? Finita la trasmessa, l'altro cartone, è vero, Tofilo? Abbiamo comprato anche una confezione. Oh, ma perché si abbassa questo? Abbiamo comprato una confezione di acqua, quella da 1,5 litri, solita, e una confezione di quella piccola per portarti a scuola. Sì. Che mamma se la porta pure in giro. Mamma. Dici, perché non prendete le bottiglie, quelle riciclate, quelle riciclabili, quelle, cioè, le come si chiamano? Non mi viene il termine, le borracce. No. Poi le devi stare a lavare. Preferisco queste. Facciamo un po' di raccolta differenziata. No, sto scherzando. È un po' per comodità, un po' perché... Le bottiglie lo sto facciamo prendendo. Prima. No, amore, no. Allora, che cosa diciamo? Diciamo... Racconta, sei stato bravo a scuola? Sì. Bugie, fatto che male. Cosa hai fatto? Che cosa stai facendo a scuola? Il bravo. Il bravo, ma stai facendo tanti compiti? Sì. Hai fatto quello di? Geografia. Tipo il mare di plastica. Il mare di plastica. Abbiamo messo anche una storia su Instagram del mare di plastica, vero amore? Del suo lavoro che ha fatto. Di geografia. Se non ci seguite su Instagram e volete seguirci, perché dici una cosa importante, stanno facendo alla villa a fianco i lavori. Dicevo, su Instagram sono Sara De Frenza, quindi se volete sì ci mi potete seguire, c'è la faccia di Asa nella foto, quindi e se iscrivetevi al canale se siete capitati per caso? Sento già l'odore. Di che? Di questi lavori. Ah sì, della polvere. Va bene, sì, da questo video vi salutiamo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Meglio così.